Le alici a beccafico alla catanese al forno sono un secondo piatto di pesce azzurro economico e di sicuro effetto, sia per il loro aspetto caratteristico, sia per la loro indiscussa bontà. Piuttosto che la frittura, io prediligo la cottura in forno che mi permette di ottenere un piatto più sano. La cottura in forno preserverà le proprietà nutrizionali delle alici che invece la frittura farebbe in gran parte perdere. Le alici a beccafico, secondo la ricetta catanese, hanno una farcia interna morbida, profumata con prezzemolo e aglio. Mettere la mollica di pane raffermo in ammollo con acqua tiepida. Lavare le alici e alla fine dare un'ultima bagnata a queste con un misto di acqua e aceto, poi scolarle bene. Quando la mollica è ben gonfia e ammorbidita, strizzarla e aggiungere prezzemolo e aglio tritati a coltello, un pizzico di sale, grana grattugiato, le due uova e pepe nero a piacere.
Lavorare bene con le mani e quando si sarà ottenuto un composto omogeneo e morbido, ma che abbia una sua corposità, adagiare una parte di esso su una lice aperta al libro. Schiacciare con le mani la farcia per modellarla sulla lice. Lo spessore del ripieno dovrà essere poco meno di 1 cm e ciò per non allungare i tempi di cottura. Coprire con l'altra lice aperta al libro, ripassare la lice a beccafico così ottenuta nel pan grattato, condito con grana grattugiato e sale e rigirarla da entrambi i lati. Adagiarla su una leccarda da forno rivestita di carta forno. Quando avrete finito, versarvi sopra un filo d'olio e infornare a 180 gradi per circa 30-35 minuti nella parte centrale del forno statico. Regolarsi in base al proprio forno e allo spessore della farcia. Se si preferisce, l'olio si può mettere a metà cottura quando rigireremo le alici. Servire le alici a beccafico alla catanese al forno con qualche goccia di limone e un altro filo d'olio extravergine d'oliva crudo.